Culturalmente e artisticamente nasco come ritrattista da piazza o da strada. Roma, Piazza di Spagna, Parigi, Montmartre, Monaco di Baviera, Marienplatz, Lido degli Estensi, Ravenna, dove mi iscrivo all'Accademia di Belle Arti e conseguo il diploma nel 1984. Oggi come oggi potrei considerarmi ferrarese di adozione, visto che ormai vivo in città da 28 anni, dove vivo e lavoro. Nei primi tentativi, tipo il San Giorgio del Cosmetura, ho usufruito dei manifesti da strada e ho preso volontariamente dei dipinti e degli autori conosciuti proprio per cercare di fondere la tradizione con i materiali dei giorni nostri. Per poi ovviamente arrivare agli ultimi lavori, soprattutto quello degli ultimi 2 o 3 anni, in cui la tecnica comincia ad evolversi, a differenziarsi, a diventare altro, a frantumarsi quasi, ecco. A tal punto che proprio a causa di quella frantumazione, di queste tessere che diventano sempre più piccole, sempre più piccole, sempre più vibranti, io l'ho chiamata, il titolo della mostra, Constructive Recycling. All'inizio della mia sperimentazione nell'uso del collage, comincio ad usare come mezzi espressivi i manifesti pubblicitari da strada. Infatti, l'Europa, che è questo lavoro, ne è un esempio significativo. Ho cercato di reperire questo manifesto da strada rappresentante l'euro su cui questo manager corre a briglie sciolte per poi fare una composizione istintiva che potesse essere quasi lo specchio della società in cui io stesso vivo e ne faccio parte. Quest'opera si potrebbe leggere il titolo Quo Vadis. Un giorno ero per strada, sono stato colpito dal manifesto, penso fosse il 2000, di questo manifesto pubblicitario su cui era rappresentato l'orologio, quindi l'uomo e la corsa contro il tempo, attualissimo come concetto, la corsa, l'affanno di cui siamo proprio sovraccarichi quotidianamente. Il concetto è proprio nella ricerca, l'idea è nella ricerca, nel riciclo di questi giornali mediatici. E poi c'è il fare, l'eseguire, che costa un mese di lavoro. Quest'opera l'ho realizzata dedicandola a Ludovico Ariosto, e l'Orlando impazzito che nudo si scaglia contro il terribile saracino Rodomonte, questo è scritto nel 29° canto dell'Orlando Furioso. Anche qui la concettualità, l'idea è nella stessa tecnica. Però ovviamente quanta fatica per poterlo realizzare. Infatti per realizzarlo ci ho messo 2 mesi. Quindi voglio dire, l'idea è importante, ma altrettanto importante è il fare, il saper fare per realizzare l'idea.